Hola amigo! Quando ero sbarbatello, avevo 17 o 18 anni, suonavo con questo mio amico, un bassista, Sonda, con cui facevamo un gioco veramente da super nerds. In pratica mettevamo i CD nella macchina e il primo che indovinavo si avvicinava di più al BPM del brano che stavamo ascoltando, vinceva. Wow! Questo gioco super sfigato, in verità, mi è servito molto per farmi dei riferimenti concreti. Quindi, partendo dalla memoria di un pezzo che ha un determinato BPM, riesco a trovarne poi facilmente almeno altri tre. Ti faccio un esempio. Immaginiamo un pezzo a 100 BPM. A me viene in mente Superstition di Stevie Wonder. Pa, 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 dum, tsch, 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 ce l'hai presente? È circa 100 BPM. Ok. Quindi il mio tempo è questo, d'accordo? Da 100 bpm posso trovare immediatamente 200 bpm, questo è di nuovo 100 e 50 bpm. Ok? Se voglio trovare un altro bpm ancora, torno a 100 bpm e penso alle terzine di quarti. Ta, ta. Ta, 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 tum, ta, tu, tum, tum, pa, pum, pum, pum. E questo è 75 bpm, ok? Quindi ho trovato 50, 75, 150 e 200. Ok, non ho coperto tutte le gamme, ma ti faccio un altro esempio. Prendiamo un pezzo a 120 bpm che ricordo benissimo. Enter Sandman dei Metallica. Riesco a individuare facilmente 60 e così via. Quindi se trovo 2, 3, 4 canzoni di cui ho facilmente memoria del bpm, riesco a coprire tutta la gamma. Tu potresti dirmi, ma scusa, chi se ne frega? C'è il metronomo, usa quello, ci sono le app, usa quello. Ma non è così, è il senso interiore che tu hai del tempo che ti aiuta. Immagina che te sei a suonare e ti si scaricano le pile del tuo metronomo Tama. Come fai a staccare giusto il tempo? Prendi i riferimenti, fai questo esercizio super nerd e iscriviti al club!